Buongiorno a tutti. Allora, mi ha già presentato Alessandro, sono Fabrizio Zama e mi occupo di Business Development in VEM. Vi ha già accennato anche il titolo del mio intervento. Per inquadrarlo meglio, visto che tutti oggi parleremo di infrastrutture, data center, le infrastrutture di cui parlo io sono relative al contenitore e non al contenuto. Contenitore che deve essere confortevole per ospitare i servizi IT, ma allo stesso tempo affidabile, efficiente, che consente il risparmio energetico. Risparmio energetico, come lo andiamo a conseguire? Lo andiamo a conseguire con una serie di interventi. Per poter avere un'idea di quali possono essere questi interventi, vi mostro una slide che va a spezzettare quello che è il consumo elettrico di un data center. Si pensa che mediamente gli apparati IT assorbano molto di quello che viene fornito come alimentazione elettrica in un data center. Questa slide ci dice esattamente il contrario. Fatto 100, quello che viene fornito come alimentazione elettrica ad un data center, solo un 30% o poco più viene utilizzato realmente per elaborazione, per cui dalle macchine, dei sistemi che producono elaborazione. Il resto viene perso in raffreddamento, umidificazione, UPS, rendimento energetico degli UPS, occupazione dei quadri elettrici, illuminazione e chi più ne ha più ne metta. Questo qui è un dato molto importante da tenere in considerazione e vediamo in seguito. Notate anche quello che è all'estrema destra della slide. Tutto quello che è energia elettrica in ingresso poi diventa calore. Lo smaltimento del calore è uno dei problemi principali all'interno dei data center. Questa configurazione qui ovviamente non è valida per tutti i data center. Ogni data center ha una sua configurazione. E a seconda delle varie configurazioni di come queste voci sono ripartite, queste percentuali sono ripartite, viene determinata quella che è l'efficienza energetica del data center. Come si identifica l'efficienza energetica del data center? Ci sono tanti indici che potete trovare su internet, quelli che ormai sono più universalmente diffusi sono stati definiti dal Green Grid. Green Grid è un consorzio formato da tutti i principali produttori di sistemi di elaborazione al mondo, e ci sono tutti, Intel, AMD, HP, IBM, tutti i più grossi, Sun Microsystems e così via. Tra i vari indici che Green Grid ha definito, ve ne sono due che sono quelli ormai universalmente riconosciuti come i più adatti per indicare l'efficienza energetica dei data center. Il primo è il PUE, Power Usage Effectiveness, che praticamente mette in relazione l'energia totale fornita al data center divisa per quella usata dagli apparati IT, e quindi è un rapporto, un numero. Il secondo è il Data Center Infrastructure Efficiency, che invece è una percentuale, è l'energia usata dagli apparati IT diviso l'energia totale. Ovviamente, come è intuitivo, i due valori sono in rapporto diretto tra di loro e sono abbastanza facilmente calcolabili, poi vediamo come. Quello che dalla slide precedente non dovrebbe più sorprendervi, ma forse sorprende chi non ha mai fatto queste considerazioni, è che quello che è il livello medio di efficienza dei data center si posiziona attorno al 2,5. Statistiche americane identificano 2 come valore di PUE. 2 vuol dire che fornendo un watt di alimentazione all'apparecchiatura IT ne devo fornire 2 perché un altro watt mi serve per raffreddarlo, mi serve il doppio, per cui praticamente ho uno spreco del 50% dell'energia. 2,5 che è un valore più attagliato, quella che è la realtà italiana, peggiora ulteriormente questo rapporto. Per darvi un'idea, Google nel 2008 ha realizzato 6 nuovi data center e ha dichiarato, dati alla mano, che è riuscito a conseguire delle efficienze energetiche poco superiori all'1,2 di PUE, per cui parliamo di efficienze energetiche esageratamente alte, grazie a tutta una serie di accorgimenti che ha messo in pista. Come si fa per rilevare i dati che servono per comporre questi indici? Vanno fatte delle misurazioni, ovviamente, e Green Grid suggerisce anche dove effettuare queste misurazioni. L'energia totale fornita al data center viene misurata a valle del quadro generale, l'energia consumata dagli apparati IT viene misurata a monte, per cui i punti rispettivamente A e B del grafico, a monte di quelli che sono gli apparati IT. Sembra una banalità, in realtà non è così facile effettuare queste misurazioni. Pensate per esempio, che ne so, a un sistema di raffreddamento che non raffreddi solo i locali data center, ma raffreddi anche altre aree dell'azienda. Bisogna a quel punto lì estrapolare quella che è la quantità di energia fuori dal data center. Quindi bisogna, caso per caso, fare delle valutazioni e ragionare bene su come rilevare questi dati.
L'interessante però non è solo tirar fuori un indice, che comunque è importante per capire poi le azioni che vengono fatte, quanto incidono e quanto sono andate a migliorare l'efficienza energetica nel data center. È interessante fare delle misurazioni per capire dove vengono fatti i consumi. Avere un unico valore, il mio IT consuma X, dice sicuramente meno rispetto a fare tante misurazioni in punti diversi per capire zona per zona dove i consumi avvengono. Come vengono fatte le misurazioni? Le misurazioni vengono fatte con dei dispositivi di questo tipo qui, dei trasformatori amperometrici, che sono dei toroidi all'interno dei quali vengono fatti passare i fili elettrici che generano un campo magnetico che viene rilevato attraverso dei fili, quelli gialli nel disegno centrale in basso. Questi dati vengono raccolti da dei dispositivi che poi possono direttamente o indirettamente essere interrogati. Una volta raccolti i dati, questi dati possono essere rappresentati in forma grafica e le informazioni non sono solo quelle di assorbimento che sono importanti, sono informazioni di tensione, informazioni sulla corrente delle varie linee, informazioni sulle armoniche, sulle potenze e ovviamente anche quelle dei consumi. Questi grafici che sto facendo vedere sono grafici presi dal nostro software di monitoraggio, dal nostro servizio di monitoraggio NetWatch, all'interno del quale da un po' di tempo questa parte presenta anche una parte di monitoraggio dell'energia. Il discorso è interessante per i data center, è interessante anche al di fuori dei data center, faccio una piccolissima divagazione, consentitemela, perché comunque i primi a sperimentare la cosa siamo stati noi, perché al di là di misurare quelli che sono gli assorbimenti, i data center abbiamo fatto delle misurazioni anche in esterno, abbiamo rilevato una serie di cose interessanti. Per esempio ci siamo accorti con una misurazione che la programmazione della nostra centrale di condizionamento era stata fatta male. Perché? Perché abbiamo rilevato dei consumi fatti nei fine settimana quando nessuno era presente e nessuno se n'era accorto. Quindi il monitorare l'energia costantemente, oltre a darci delle informazioni utili per capire l'efficienza energetica dei nostri data center, ci consente di fare delle verifiche di funzionalità rispetto ai nostri building. Passiamo all'aspetto di condizionamento. Abbiamo visto come si misura l'efficienza, vediamo come si può cominciare ad intervenire su quella che è l'efficienza dei nostri data center. L'immagine, non chiarissima probabilmente per quelli che sono più distanti, identifica quello che è lo schema tipico di raffreddamento di un data center. Per cui ci sono i crack o i sistemi HVAC che sparano aria fredda sotto il pavimento in quantità. Gli armadi sono stati predisposti in file parallele, fronte contro fronte, retro contro retro. Nella zona fronte contro fronte sono presenti delle mattonelle forate che consentono all'aria fredda che viene sparata sotto il pavimento di uscire creando un corridoio freddo. Il fronte dell'armadio, per come sono costruiti i sistemi di elaborazione oggi, serve tipicamente il flusso d'aria è fronte retro, l'aria viene presa all'interno dell'armadio, raffredda i server e viene espulsa sul retro. Non so se si riesce a notare che i colori, perlomeno dalla posizione in cui sono io, non sono chiarissimi, però ci sono dei ritorni, che sono le linee rosse in alto vicino al controsoffitto, che rappresentano i flussi di aria calda che vanno a contaminare, bene o male, quello che è il corridoio freddo. Diciamo portando delle non ottimizzazioni, praticamente ho dei ritorni per cui l'aria calda si mescola con l'aria fredda, alzando la temperatura e non consentendo un raffreddamento ottimale. Un primo rimedio per questo tipo di situazione lo si ha creando delle compartimentazioni, per cui il corridoio freddo viene chiuso, scatolato e diventa un'isola fredda, per cui non a contatto, diciamo con il contatto impedito rispetto all'aria calda che comunque continua a essere espulsa sul retro degli armadi. Questa soluzione consente una piccola ottimizzazione di quella che è l'efficienza, ma non è la risposta definitiva. Perché? Lo vediamo da queste termografie. Questa termografia riprende una serie di armadi che hanno un assorbimento di 5 kW, abbastanza tipico rispetto a quelli che sono i data center, diciamo fino a ieri. La zona blu rappresenta l'aria fredda che sale, l'armadio viene raffreddato in tutta la sua interezza, le zone rosse chiaramente rappresentano il retro dell'armadio. Se all'interno degli armadi però consideriamo una potenza superiore, parliamo di 10 kW, vediamo a questo punto che il blu si ferma a metà dell'armadio.
Si ferma a metà perché comunque per raffreddare l'intera altezza dell'armadio sarebbe necessario un volume d'aria che in nessuna maniera è possibile raggiungere. Già risulta difficile portare un volume di circa 1500 metri cubi per ogni mattonella al minuto. Per raffreddare 10 kW in armadio per tutta l'altezza servirebbero 2500 metri cubi all'incirca al minuto. Una situazione che è non realizzabile. Parlare di 10 kW in armadio al giorno d'oggi non è parlare di cose assurde. Sappiamo tutti quanto può assorbire un server blade. In 7-8 unità rack si arriva ad assorbimenti anche di 6-7 kW. Un armadio rack normalmente ha 42 unità rack, per cui ci stanno dentro fino a 6 server blade, quindi con degli assorbimenti che possono arrivare anche a 40 kW. Cosa si può fare per cercare di soddisfare queste esigenze di raffreddamento moderne? Si possono usare dei dispositivi di tipo inline, per cui dei dispositivi che vengono posizionati tra gli armadi. Adesso cerco di descrivervi questa situazione. Questo qui è abbastanza intuitivo, una vista di tre quarti, questa qui è una vista del dispositivo singolo, quella là è una vista di due file di armadi ripresa dall'alto, con posizionati questi dispositivi in quella posizione. Questi dispositivi si chiamano LCP, Liquid Cooling Package, liquid tenetelo a mente perché è un aspetto importante, e vengono disposti tra gli armadi e consentono di sparare aria fredda nei corridoi a tutta altezza. E questo consente agli armadi di raffreddarsi bene. Come è fatto un LCP? In questo modo ci sono una serie di ventilatori che prendono l'aria calda dal retro, la portano su uno scambiatore di calore aria-acqua e poi la sparano sul davanti. Perché c'è uno scambiatore di calore? Perché se dovessero loro stessi generare il freddo, ci sarebbero dei problemi di ingombro e di costo insormontabili. Quindi un'unica unità che produce freddo viene posizionata tipicamente al di fuori del data center. Il freddo raffredda un liquido che viene portato all'interno degli scambiatori e consente il funzionamento del tutto. Con una piccola modifica all'LCP, per cui evitando che l'aria fredda venga sparata lungo tutta l'altezza sul fronte e l'aria calda venga pescata sul retro, è possibile, modificando le aperture, fare in modo che il flusso d'aria sia di questo tipo qui. Posizionando a questo punto l'LCP all'interno di due armadi, tra due armadi stagni, io posso avere un raffreddamento di precisione ineguale, diciamo senza eguali, perché comunque quello che vado a raffreddare non è più nulla se non il solo contenitore dei miei dispositivi IT, per cui ho il massimo dell'efficienza energetica. Questo tipo di soluzione consente un'altra serie di benefici. L'ambiente circostante agli armadi rimane a temperatura ambiente, per cui assolutamente abitabile, non c'è bisogno di mettersi il piumino perché ci si agghiaccia e si prende freddo. La silenziosità dell'ambiente circostante, che rimane molto bassa, non ci sono più flussi d'aria da 1500 metri cubi al minuto che disturbano. L'ambiente è assolutamente silenzioso, per cui ottimale per anche ospitare persone al lavoro. Il raffreddamento a liquidi consente di implementare anche un'altra soluzione piuttosto intrigante, il free cooling. Free in inglese vuol dire libero, ma vuol dire anche gratis, per cui parliamo di raffreddamento gratis, che è comunque qualcosa che interessa sempre. Come funziona il free cooling? Funziona detta in maniera molto semplice grazie ad una valvola e ad un dispositivo che si chiama dry cooler, che non fa altro che, tramite ventole, portare l'aria fredda ambientale sopra delle serpentine all'interno delle quali viene fatto girare il liquido. Il dry cooler viene posizionato di solito in posizione non in pieno sole e così via. Qualcheduno ha la fortuna, per l'ambiente in cui abita, di poterlo posizionare anche all'aria aperta. Un ambiente montano ovviamente presta molto come temperature esterne a favorire il raffreddamento di un liquido prendendo l'aria dall'ambiente. Vi sorprenderà sapere che anche latitudini come quella di Bologna, Milano e così via, circa metà delle ore dell'anno consentono un free cooling completo, per cui senza nessun costo.
impegnato dei chiller, e per circa un altro 25-30% un free cooling parziale. Cosa intendo per free cooling totale e free cooling parziale? Allora, gli LCP sono i dispositivi che abbiamo visto posizionati all'interno della sala CED. Buttano fuori un liquido che si è riscaldato per aver raffreddato l'aria ambientale, circa 20 gradi, poi il tutto può essere regolato. Il liquido arriva ad una valvola che, diciamo, sentendo anche quella che è la temperatura in ambiente, determina se la temperatura in ambiente è in grado di abbassare questa temperatura o meno. D'estate, con una temperatura esterna, diciamo, superiore ai 20 gradi, ovviamente il dry cooler non sarà in grado di abbassare di nulla la temperatura dell'acqua che gli viene portata, se non addirittura l'alza. Quindi la valvola dirotta il tutto sui chiller, che lavorano come se ci fossero solo loro, se non ci fosse il dispositivo di free cooling. L'ho rappresentato come un bicchiere vuoto, nel senso che sì, c'ho il dispositivo di free cooling, ma il sistema non viene utilizzato. Ci sono le mezze stagioni. Con le mezze stagioni però vanno intese anche le ore notturne in cui la temperatura esterna si abbassa. In questo caso ho una temperatura che è più bassa di quella di uscita dell'acqua dei 1000 CP, ma più alta di quella che il chiller deve restituire agli LCP in ingresso. Quindi comunque la valvola fa passare il liquido sul dry cooler, che lo restituisce al chiller, che la riporta agli LCP. In questi casi qui comunque conseguo un risparmio sull'operatività dei chiller. E già qui comincio, al di là di risparmiare economicamente dei soldi, a risparmiare anche i chiller, che lavorando di meno durano di più. I chiller normalmente sono macchine abbastanza costose. Si arriva poi a una situazione più favorevole per il free cooling, che è l'inverno, dove la temperatura esterna, fino ai 10 gradi, mi consente di raffreddare completamente l'acqua in uscita dai miei LCP, e quindi la valvola addirittura fa fare il giro e il tutto viene rimandato agli LCP senza un interessamento dei chiller, che rimangono attivi semplicemente per il loro ciclo vitale, per il controllo dell'elettronica, quindi con dei consumi assolutamente ridotti. Abbandoniamo il discorso clima per passare ad un altro aspetto importante dentro il data center. Se vi ricordate, c'è un 9-10% del consumo totale di energia che è imputabile all'efficienza energetica degli UPS. Gli UPS non sono tutti uguali, come probabilmente qualcuno considera. Un UPS concepito 10 anni fa è un po' come un'automobile concepita 10 anni fa. Nel frattempo la tecnologia si è evoluta e si è evoluta molto, quindi le efficienze energetiche sono molto molto migliorate. Efficienza energetica vuol dire minor consumo. Qui sono indicati quelli che possono essere i rendimenti degli UPS, in particolare quello che può essere un UPS normale. Vediamo che il rendimento varia a seconda di quello che è il carico attaccato sull'UPS, per cui meno l'UPS è sovraccarico, peggiore il suo rendimento. Il motivo è determinato dal fatto che comunque c'è una certa percentuale di energia che l'UPS usa per lavorare, quindi meno energia poi è nata al carico, più alta è la percentuale di incidenza di questa energia che serve a lui per operare su quella totale. Si vede forse male, ma qui c'è un cerchio che identifica quella che è la percentuale di carico alla quale lavora la media degli UPS, da un 10 a un 30%. Questo perché? Perché gli UPS vengono inseriti nel data center per guardare avanti. Parto oggi con una certa necessità, non voglio doverlo cambiare dopodomani, quindi prendo un UPS sovradimensionato. Molto spesso questo sovradimensionamento poi non viene colmato nel corso del tempo, e quindi ci troviamo con degli UPS che lavorano a scartamento ridotto, quindi con una bassa efficienza energetica e quindi con un consumo inutile di energia. Notate anche la curva, non so se si riescono a leggere le percentuali, che raggiunge tra sé e no il 90%. Questa è la media dell'efficienza energetica degli UPS sul mercato. UPS di ultima generazione e concepiti con caratteristiche particolari consentono di raggiungere delle curve di efficienza molto molto interessanti. Notate che siamo già oltre al 90%, sotto al 20% di carico, per cui l'efficienza è esageratamente elevata, ed è esageratamente elevata lungo tutte le possibilità di carico, e siamo oltre al 96%, perché sono macchine assolutamente performanti. Cosa vuol dire avere una maggiore efficienza? Ovviamente vuol dire un risparmio. Io qui ho preso un riferimento da una delle marche che
che VM Sistemi propone, ed ho considerato un UPS da 40 kW, per cui non parliamo di una macchina esagerata, una macchina non piccola, ma sicuramente non di dimensioni esagerate, con un carico del 50%, per cui comunque siamo già in una situazione abbastanza ottimizzante come potenzialità dal punto di vista dell'efficienza. Rileviamo che rispetto all'UPS con caratteristiche tipiche di mercato, quello che abbiamo visto prima, quella curva che arrivava poco sopra il 90%, possiamo risparmiare ben oltre 1.000 euro all'anno, al di là di 3.200 tonnellate di, scusate, 3 tonnellate di CO2, che comunque sono un valore assolutamente ragguardevole. Oltre all'efficienza energetica, ci sono delle possibilità di fare efficienza dal punto di vista delle caratteristiche, sempre relativamente agli UPS. Lo si può fare, per esempio, con gli UPS modulari, che sono questi oggetti qui, chiamiamoli UPS da incasso, per cui posso inserirli all'interno dei miei armadi rack. Posso inserirli all'interno degli armadi rack ottimizzando, se ho adottato un sistema di raffreddamento in armadio come abbiamo visto prima, quello che è raffreddamento anche per la parte UPS. Sono hot swappable, ridondanti, hanno tutta una serie di caratteristiche di flessibilità e dell'elasticità, diciamo così, di utilizzo che li rendono particolarmente interessanti ed appetibili al giorno d'oggi. Mettere l'UPS all'interno dell'armadio, dove ho già messo magari il condizionamento che abbiamo visto prima, mi consente di fare un'altra cosa assolutamente interessante. Tutti abbiamo nei nostri data center sistemi di spegnimento ambientali, antincendio, rilevazione e spegnimento incendi. Se io riesco a inserire le apparecchiature IT all'interno dei miei armadi, il raffreddamento dentro gli armadi, gli UPS li ho messi all'interno degli armadi, posso anche permettermi di non avere uno spegnimento ambientale, perché a quel punto lì tutte le mie apparecchiature sono compartimentate all'interno degli armadi e posso adottare dei sistemi di spegnimento in armadio, che sono questi qui. In una unità rack io posso avere un sistema di spegnimento, l'hai visto da sopra, che consente di spegnere fino a 3 metri cubi di volume. Quindi un sistema di quelli lì, almeno un paio di armadi nella loro interezza, riesce a spegnerli. Che vantaggio hanno questi tipi di sistemi? Uno, che essendo dentro l'armadio si accorgono prima dell'incendio, non deve scoppiare, bruciare l'armadio, a quel punto lì il sensore che è sul soffitto si accorge che c'è del fumo e quindi fa intervenire lo spegnimento. Se ne accorge prima, è all'interno del rack. Se ne accorge prima perché c'è l'aspirazione di fumi, quindi è più vicino al luogo dell'incidente, diciamo così, ma addirittura aspira l'aria dagli armadi per capire se c'è del fumo e quindi fa un rilevamento assolutamente precoce. C'è un dispositivo, un agente di spegnimento che è stato concepito specificamente per le apparecchiature elettroniche. È un liquido che viene nebulizzato e poi evapora velocissimamente e quindi le apparecchiature elettroniche non si accorgono di niente, possono continuare a funzionare senza problemi. Ovviamente il sistema comanda anche, pilota uno spegnimento ordinato dei server, per cui eventualmente non rientrasse in tutto lo spegnimento comunque viene. L'interessante è che le apparecchiature non vengono danneggiate da un liquido di spegnimento piuttosto che da altro. Si autocontrolla, monitorabile tramite interrogazione SNP, quindi monitorabile anche dal nostro sistema di monitoraggio NetWatch e così via. Due parole sulle canaline d'alimentazione. Anche queste fanno efficienza. C'è una piccola percentuale in quella suddivisione iniziale che riguarda le canaline d'alimentazione. Ma non è il risparmio di uno 0, di un 1, che può essere interessante. L'interessante delle barre di alimentazione, delle PDU, Power Distribution Unit, è il garantire che i sistemi vadano avanti. Non parliamo solo di efficienza energetica, parliamo anche di affidabilità di data center, che è un aspetto assolutamente importante. Le canaline d'alimentazione di ultima generazione consentono una dinamicità, un riposizionamento molto molto semplice. Ci sono delle barre che prendono tutta l'altezza del rack, mi serve aggiungere delle prese, prendo il modulo, lo incastro e loro è finito. Sapete tutti che ormai tante apparecchiature hanno doppio alimentatore. Un errore tipico è di collegare entrambi gli alimentatori sulla stessa linea che mi viene dal quadro. Per cui se si rompe uno degli alimentatori della macchina, l'altro continua a tenere la macchina in piedi. Benissimo. Se però il problema ce l'ho a monte, per cui il problema ce l'ho sulla linea che alimenta il quadro, tutti e due gli alimentatori cadono contemporaneamente. Per evitare questo, le barre che vengono misurate nel rack sono alimentate da una doppia linea e
le ciabatte, chiamiamole così, quelle che abbiamo tutti, quelle che contengono le prese, prendono una o l'altra semplicemente mettendole in una posizione o ruotandole di 180 gradi. Quindi diventa molto molto più difficile sbagliare quelli che sono i collegamenti delle apparecchiature con doppia alimentazione grazie a queste soluzioni. Le canaline sono anche qui monitorabili, perché è possibile sapere porta per porta che carichi ci sono attaccati, è possibile mettere delle soglie d'allarme per cui arrivati ad un certo livello, prima di evitare che scatti un interruttore, viene mandato un allarme, quindi si può intervenire per operare, e così via. Tutto rigorosamente in SNMP e via HTTP. Dove altro si può fare efficienza all'interno del data center? Illuminazione. Illuminazione a LED che sta avendo degli sviluppi molto molto importanti negli ultimi tempi. Ci aspettiamo, ma tutti se lo aspettano, che nel giro di pochi anni l'illuminazione LED vada a sostituire completamente l'illuminazione tradizionale incandescenza. E l'illuminazione LED è indicata sia per l'illuminazione ambientale, ma anche per delle applicazioni particolari. Quest'ultima immagine è presa dal nostro data center, quello di VEM, e non so se si riesce a vedere, ma ci sono delle strisce verdi ed una striscia giallo-rossa. Quelle strisce lì sono delle strisce LED che sono pilotabili dall'esterno. Quindi, interfacciate opportunamente con il nostro sistema di monitoraggio, l'allarme viene generato, al di là dell'SMS, della mail, di tutto quello che già conoscete, è possibile anche generare dei comandi che illuminino di rosso, con LED rossi, un armadio all'interno del data center. Se uno ha due armadi nel proprio data center, il problema non si pone. Tipicamente in uno ci sono le apparecchiature, in un altro c'è il cablaggio e il gioco è fatto, non ci si sbaglia. Se uno degli armadi ne ha tanti, interviene, deve intervenire in urgenza, presentarsi nella sala e vedere a colpo d'occhio qual è l'armadio dove c'è il problema può essere un ausilio assolutamente importante. Nei data center ci sono altri sistemi, di nuovo non nell'ottica dell'efficienza energetica, ma di quella che è l'affidabilità e la sicurezza, videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione incendi se non l'ho fatta all'interno degli armadi, antintrusione. Sull'antintrusione ricordo a tutti che è una cosa importante e normalmente viene utilizzata quella di edificio. Di nuovo, normalmente gli orari lavorativi dell'edificio non sono quelli della parte di IP, per cui si consiglia sempre di avere un sistema di antintrusione dedicato espressamente al data center che sia svincolato da quelli che sono gli orari dell'edificio nel suo complesso. Una slide sul monitoraggio. Tutto quello di cui vi ho parlato dovrebbe poter essere monitorato. Perché comunque posso implementare tutte le soluzioni che voglio, se non ho un controllo costante del fatto che queste soluzioni funzionano e funzionino bene, il tutto può rivelarsi inutile. Il nostro software di monitoraggio NetWatch consente di effettuare, al di là del monitoraggio delle apparecchiature IT, che mi sembra naturale, è nato per quello, tutto quello che è la parte ambientale, la parte di monitoraggio dell'energia che abbiamo visto prima, UPS, anche qui molto importante. Se il mio UPS sta per esaurire l'autonomia, perché io comunque l'ho dotato di un pacco batterie X che mi garantisce 10 minuti di autonomia oggi, se poi continuo ad aggiungere apparecchiature ad aumentare il carico che c'è attaccato, questa autonomia può ridursi e di conseguenza è importante effettuare un monitoraggio anche su questi aspetti. Due parole, VEM è nata sul cablaggio, io sono nato col cablaggio, i cablaggi si stanno evolvendo. Vedremo dopo negli interventi di Cisco come c'è la possibilità praticamente di eliminare i cablaggi in certe situazioni, però i cablaggi sono ancora una realtà in tutte le nostre aziende. C'è da stupirsi che al giorno d'oggi ci sia ancora innovazione sui cablaggi, prese, pannello, cavo, cos'altro c'è da fare? Uno dice, dovremmo aver raggiunto bene o male quello che è il massimo delle possibilità. In realtà no. Vi faccio vedere per esempio cosa Belden, che è un produttore che probabilmente tutti voi conoscete, per la parte cavi è riuscito ad elaborare sui sistemi di categoria 6A, per cui i sistemi in grado di trasportare il 10 gigabit Ethernet, di cui poi si parlerà estesamente dopo, come livello di prestazioni. Cavo con un separatore non a croce, ma a doppia H. Questo cosa consente di fare? Di avere una torsione che riduce il diametro esterno del cavo, per cui il cavo è più flessibile ed è meno ingombrante, che è uno dei problemi che si hanno sulle categorie alte di cablaggio.
per cui i raggi di curvatura più bassi e così è più facilità di posa. L'accoppiamento plug-presa, che come probabilmente molti di voi sanno, è il punto più critico dell'intero sistema di cablaggio. Hanno ottimizzato quella che è la compensazione dei due. I connettori sul retro della presa, tutti i produttori li hanno posizionati in questo modo qui, paralleli. Belden cosa ha fatto? Una cosa molto semplice, li ha posizionati in modo ortogonale. I disturbi si annullano. Ha inventato un separatore a croce che, inserito all'interno dei contatti sul retro della presa, blocca il cavo. Quindi, una volta che ho inserito il cavo sulla presa, posso tirare nel cavo senza modificare la geometria di connessione. E questo è un aspetto. Posso permettermi di spelare il cavo al minimo e di mantenere la sbinatura al minimo. Per cui parliamo veramente di un millimetro. Tutte queste considerazioni qui fanno sì che le prestazioni fornite da questo sistema di cablaggio siano esageratamente superiori rispetto a quelle che sono previste dagli standard e consentono delle densità che nessun altro produttore è in grado di garantire. Grazie a questi accorgimenti Belden riesce a mettere 48 cavi su di una unità REC, 48 cavi categoria 6A, nessun altro ci riesce. Ci sono altri sviluppi legati a quelle che sono le funzionalità, spariscono i passacavi, raddoppio lo spazio all'interno degli armadi. E i cavi non stanno peggio, stanno meglio, perché non ho più necessità di spingere i cavi dentro i passacavi con pieghe, schiacciamenti e così via. I cavi scappano di lato, per cui al di là di un aspetto più ordinato e di avere più possibilità di inserimento, i cavi hanno delle prestazioni, mantengono delle prestazioni superiori. Sono disponibili sistemi modulari, per cui non vi serve la VEM sistemi del caso. Ci sono dei sistemi per cui i cavi sono già preterminati. Devono essere fatti dei riposizionamenti all'interno del data center, si prende il cavo, lo si sfila, lo si blocca sul pannello modulare e il gioco è fatto. Lo dico contro il nostro interesse, però sono sistemi che all'interno del data center garantiscono una flessibilità inarrivabile, quei sistemi tradizionali. Stessa cosa sulle fibre ottiche. Fibre ottiche hanno anche il vantaggio di essere definiti come connettore all'interno degli standard, mentre la parte in rame è proprietaria di vendor specifici. Siamo addirittura, le ultime due slide, ho finito, penso di essere arrivato un pelino lungo, no, ma neanche tanto, è la considerazione che tutto quello che vi ho raccontato e tanto altro che riguarda l'affidabilità e la ridondanza dei data center, da 15 anni è oggetto di studio da parte di un istituto americano che si chiama Uptime Institute, che ha come missione quella di favorire diciamo la ridondanza e l'affidabilità dei data center. Dal 2005 quello che l'Uptime Institute ha definito è anche stato recepito dalla normativa americana, l'IATA 942, normativa che è rimasta limitata agli Stati Uniti. In Europa e nel resto del mondo, diciamo così, nel mondo ISO, è stata recepita solo una piccola parte che riguarda gli aspetti di cabling. Tutto quello che definisce l'Uptime Institute va a definire dei livelli di affidabilità, che sono indicati con delle percentuali, non mi ci soffermo più di tanto, ma semplicemente vi evidenzio che diciamo, il livello di affidabilità di un data center ha poi una ripercussione dal punto di vista delle ore stimate di fermo all'interno di un anno. 30 ore di fermo sono tante, 2, livello 4 sono decisamente meno. Quindi lavorandoli all'interno, andando ad intervenire su tutta una serie di parametri, è possibile modificare quella che è l'affidabilità di un data center. Gli aspetti presi in considerazione sono aspetti legati alla parte di clima, alla parte di apparati IT, alla parte di infrastruttura, diciamo, architetturale e alla parte elettrica. I numeri che vedete sopra sono tutti i punti che l'Uptime Institute ha definito e che sono stati recepiti all'interno della norma EAT 942. Quindi tutti i punti soggetti a potenziale controllo per essere sicuri che il proprio data center sia efficace. È un lavoro abbastanza grosso. VEM Sistemi fornisce un servizio di assessment che va a verificare tutti questi punti, chiaramente non utilizzando solo personale proprio, ma anche esperti di vari settori, elettrico, architetturale e così via, per potervi dare una garanzia che i vostri data center siano affidabili e sicuri.